Sono le ultime salite lunghe di questo Giro d'Italia, ma che salite! Da Levico Terme ad Asiago, 152 km con la Val Sugana pronti via. È l'unico punto tranquillo di questa tappa che non è lunghissima, ma come ho detto molto molto difficile. Le scale di Primolano è un assaggio di salita, sono 3 km con questi tornanti, salita molto facile, si arriva a Fonsaso ed è lì che comincia il grappa. Sono 25 km, 1300 metri di dislivello. Qui ci sarà già una bella selezione, anzi una selezione molto molto importante, lunghissima discesa e si arriva a Valstagna. E a 30 km dall'arrivo a Valstagna comincia l'ultima salita, forza, sono 13 km, è una salita nota perché l'anno scorso questa salita, tra l'altro anche il grappa, furono affrontate al Giro d'Italia dei professionisti. Siamo in cima, una bella salita, sono 13 km regolarissimi. Il pezzo più duro è quando arrivi al tornante. Poi quando hai fatto la curva la strada diventa molto più leggera, riesci a lanciare la bicicletta, riesci a prendere velocità. E sono ben 23, una salita veloce dove saliranno ad una velocità media superiore ai 20. Ed ora mancano 15 km, ma non c'è discesa, c'è un altopiano fino ad Asiago. È tutto un salire e scendere molto molto dolce, sempre al 2-3%. Gli ultimi 4 km a scendere. Curva ad angolo retto a 250 metri dal traguardo. Becca un po', leggera leggera. Non c'è altro da dire, una tappa breve, impegnativa, salite molto molto lunghe. Anche oggi potrebbe esserci una bella selezione in vista dell'ultimo giorno che prevede due semitappe, una in linea e una particolare a cronometro.